Quando si parla di valore, secondo me ci sono due livelli, cioè il soggettivo è che valore diamo noi a un determinato prodotto e poi c'è invece il valore esterno che è imposto, o perlomeno quello magari si può dire definire prezzo. Il punto è pertinente perché il pensiero economico individua due teorie del valore. Non è che è chiamata proprio teoria soggettiva del valore, l'altra si chiama teoria oggettiva del valore. La teoria soggettiva del valore è quella che dice che il valore è in funzione delle preferenze che gli individui danno. Le preferenze sono in funzione dell'utilità che il possesso di un bene garantisce a loro. Se io ritengo soggettivamente che la mia preferenza, che mi piacciono tantissimo le lenticchie rispetto ai ceci, sarò disposto a pagare più le lenticchie dei ceci. Dove si manifesta questa preferenza? Quando noi facciamo un'attività di scambio. In questa teoria soggettiva del valore non c'è differenza fra valore e prezzi, perché il valore della merce, in funzione delle preferenze soggettive che tu hai, si esprime nel livello di prezzo. Questa è esattamente la teoria del valore che funzionava ai tempi dell'economia della preistoria. Cioè dove tu avevi la terra benigna, non matrigna, cioè a volte matrigna ma anche a volte benigna, che ti dava dei frutti. Era un'economia dove la relazione economica era mediata dal rapporto merce-merce. E se esisteva uno scambio monetario, quindi merce-moneta-merce, la moneta era soltanto un'innovazione, una certa levazza, che ti permetteva di fluidificare e di uscire dalle costrizioni che ti dava un'economia di baratto. Perché un'economia di baratto, io ho un'eccedenza di carote, mi vorrei le patate, devo trovare uno che ha un'eccedenza di patate e preferisce le carote. E allora cosa fai? Passi tutta la vita a cercare questa persona per fare lo scambio carote contro patate. Con la moneta tu lo scambio viene diviso in due parti. Io cedo la mia eccedenza di carote, prendo una merce neutra, e poi con questa merce neutra posso prendere le patate in un secondo momento. È una grande innovazione organizzativa questa. Questo è un sistema di organizzazione delle relazioni economiche. Allora, in un contesto del genere è chiaro che le preferenze soggettive sono quelle che determinano il valore che si esprime immediatamente nel prezzo. È quella che si chiama la legge della domanda e dell'offerta. Cioè, se c'è un eccesso di domanda rispetto all'offerta di carote, vuol dire che le carote sono scarse. In termini relativi, ma in termini assoluti. Perché la terra è scarsa per definizione, quindi stiamo parlando in termini relativi. Se invece l'offerta di carote è superiore alla domanda di carote, sulla base delle preferenze degli individui che fanno parte della comunità che stiamo immaginando, c'è un'abbondanza di carote. Questo meccanismo, secondo la teoria standard del libero scambio, perché se lo scambio è libero, quindi lo scambio deve essere libero per consentire questo, se chi ama talmente le carote, però non sono sufficienti per tutti, sarà disposto a pagare un prezzo più alto. E quindi, se le carote sono al primo posto nella scala dei beni utilità che il nostro consumatore preferisce, è disposto a pagare di più, e questo si traduce in un aumento di prezzo. Quello che le carote le voleva, però non era la prima cosa, dice: beh, a questo prezzo che è salito ci posso anche rinunciare perché non ci muoio. E così abbiamo un pareggiamento, per cui quando c'è un eccesso di domanda il prezzo aumenta, l'eccesso di domanda si riduce e c'è uguaglianza fra domanda e offerta. Lo stesso discorso vale nel caso sui mezzi: se c'è un eccesso di offerta, chi produce, chi offre, non trova la gente che compra, e quindi dice: vabbè, piuttosto di vendere abbasso il prezzo. Questo è un meccanismo che funziona se lo scambio è libero, non ci sono vincoli di natura, eccetera, in maniera automatica, il che garantisce che l'attività di scambio può sempre svolgersi in equilibrio. Quando la domanda è uguale all'offerta, le preferenze soggettive degli individui sono tutte realizzate pienamente a quel prezzo di equilibrio. Questo immaginiamo, da un punto di vista storico, una realtà in cui l'economia è una pura economia di scambio. Quali sono le novità che vengono portate? Le sto riducendo alla nostra. Il primo è che la ricchezza sociale non dipende solo più esclusivamente dall'agricoltura, cioè dalla fertilità delle terre, dal fatto che oggi ha piovuto, che non c'è stata la siccità, eccetera, eccetera. E l'attività manifatturiera relativa a poca cosa, anche se già col mercantilismo, la formazione di Stato nazionale inizia. Qui c'è una discussione aperta, perché Brodero, per esempio, sosteneva che il capitalismo nasce nel 1600. Gli storici marxisti come Thompson, come Dobb, sostengono che invece lo capitalismo nasce pienamente con la rivoluzione industriale. Perché con la rivoluzione industriale c'è
si velocizza, diciamo così, il passaggio a una produzione manifatturiera. Il termine manifatturiera è molto indicativo, che vuol dire fatto con le mani. Cioè l'idea di una produzione discrezionale che tende a sganciarsi dai vincoli della natura. Qui inizia il processo di secolarizzazione della propria natura, che porterà un sacco di guai, come vediamo oggi, no? Di ecosostenibilità, sfruttamento delle nature, tutto il resto. No? Però c'è l'idea che io posso produrre qualcosa ex novo. E questo è il primo punto. Col capitalismo c'è l'idea che l'uomo possa affrancarsi dai vincoli naturali. C'è tutto il pensiero, pensiamo al pensiero del positivismo, le magnifiche sorti progressive della scienza. E la seconda rottura è la rivoluzione francese. Ma la rivoluzione francese cosa ci dice in ultima analisi? L'uomo libero è cittadino, come dicevano loro, a prescindere dalla condizione lavorativa. Cioè, se tu nasci, sai, la teoria dei quattro stati della Battersea, l'aristocrazia, la chiesa, il terzo stato dei commercianti e il quarto stato dei poveracci. Allora, dire che tu sei cittadino, quindi godi dei diritti civili, mettiamo con linguaggio moderno, che non prescindono dalla condizione lavorativa, è un salto della Madonna se ci pensiamo, eh? Ma quello che viene dimenticato è come corollare conseguenze del fatto che tu hai dei diritti, uno status di cittadinanza, a prescindere dalla condizione lavorativa, significa che nessuno ti può imporre un'attività lavorativa. Non c'è più il lavoro coatto. Il lavoro forzato era tipico della greca, della corvea, tutti i regimi che arrivavano nel mercato delle braccia, il mercato del lavoro, per la rivoluzione francese. Ma l'idea che nessuno ti può costringere a lavorare implica che il lavoro deve essere pagato. Cioè, il lavoro deve essere remunerato in maniera tale che tu puoi disporre della tua somma, della tua remunerazione, a cui sai quello che vuoi, cioè in moneta. Cioè il concetto di salario monetario nasce col capitalismo e nasce con la rivoluzione francese. Ora, questa idea che tu hai, la necessità di un processo di uno sviluppo di economia manifatturiera grazie all'introduzione delle macchine nel processo economico, nasce prima l'economia di scambio di cui discutiamo prima, era fondata essenzialmente su due fattori produttivi principali, la terra, tutti i suoi punti, è la capacità lavorativa umana. Tant'è vero che più figli facevi, più possibilità di crescita avevi, no? No? E la remunerazione del lavoro era soggetto alle dinamiche demografiche. Nei momenti di grande espansione dei tassi di natalità c'è l'abbondanza di offerte di lavoro, la remunerazione, seppur in termini così, tendeva a calare. Quando invece c'era peste, carestie, guerre, pestilenze, quello che volete, il valore della forza lavoro aumenta legato alle dinamiche demografiche. Qui adesso abbiamo col capitalismo il fatto che tu hai la necessità per produrre in termini capitalisti di coniugare macchine e lavoro, ma questo lavoro deve essere pagato. Date queste due condizioni, tu hai che per produrre devi avere delle macchine e devi avere dei soldi per pagare il lavoro, cosa che non è necessario prima, o almeno non in questi termini. Allora a questo punto il valore della merce da che cosa dipende? Dal lavoro. Dipende dal lavoro. Dipende dall'uso delle macchine, che si usurano nel tempo e devi rimpiazzarle, nel processo di ammortamento, dalle materie prime, ma quelle te le appropri, come si faceva prima nella fase precapitalistica. Le guerre, perché ci sono state le guerre? Le guerre servono per appropriarsi delle materie prime. Ah, quello. L'espansione dei campi, agricoltura e minerali. Le guerre facevano per questo. Anche non è che adesso sia molto diverso, adesso sul petrolio, gas, piuttosto c'è un certo interesse. Ma quello che conta in uomo è che tu devi pagare il lavoro. E il lavoro poi è anche quello che produce le macchine, tra parentesi. E allora a questo punto, questa new entry del capitale macchinico, il capitale fisso, il capitale delle macchine come fattore produttivo e il lavoro che deve essere pagato, vanno a determinare il valore della merce, che non è più allora soltanto dipendente dalle preferenze soggettive. Certo che conta questo, ma non è l'unico fattore per determinare. C'è un processo di valore creato dall'attività di produzione di tipo capitalistico, quindi storicamente determinata, che è quella che analizzerà Smith con la fabbrica degli spilli, analizzerà Ricardo e poi analizzerà Marx col sistema factory, la fabbrica manchesteriana. Questo si chiama teoria oggettiva del valore, perché dice che il valore di una merce, questo lo dice Smith, non lo dice Marx. Smith inizia il primo paragrafo dell'indagine sulle cause dell'origine della ricchezza delle nazioni, dice:
cito più o meno la memoria, tutte le cose che noi godiamo, che ci rendono piacevole la vita, dipendono dal lavoro. Tutte le cose, dal lavoro. E allora nasce la teoria del valore lavoro, che la teoria della soggettiva lavoro è la teoria del valore utilità, cioè il valore di una merce si estrinsecava nel prezzo, come misura di quel valore, misura precisa, in funzione dell'utilità di quella merce, perché a seconda dell'utilità che una merce aveva, definiva le preferenze soggettive dei consumatori. Ma l'atto della produzione non esisteva. Perché la teoria soggettiva del valore, teoria del valore utilità, non prefigurava il cambiamento capitalistico. È una teoria precapitalistica, che ha una sua ragione storica. Quindi l'idea che viene fuori banalmente, come possiamo misurare il valore lavoro? E qui nasce un problema brutto, che è ancora aperto. Max, la proposta di Max dice, la misuriamo con un'unità temporale, l'ora di lavoro. Da qui viene fuori il concetto di plus lavoro di Max. Cioè, la giornata lavorativa è di 8 ore, 5 ore servono per produrre quei beni che consentono al lavoratore e alla lavoratrice di riprodursi, il beni salario, però ci sono quelle 3 ore in cui il lavoratore e la lavoratrice producono qualcosa per chi se la propria, chi ha la proprietà privata, no? Che è il capitalista. Il capitalista poi ha un problema, che quando si appropria di questa merce, non interessa avere la merce, interessa venderla. Quindi è chiaro che il capitalismo ha bisogno di un finanziamento iniziale per acquistare lavoro. La fase della produzione in cui lavoro e capitale vengono coniugati, perché da soli non possono operare, e poi c'è il problema della realizzazione. Lì allora interviene lo scambio. Lì interviene il peso delle soggettività dei consumatori, perché lo scambio, perché io faccio un bene, ma se nessuno lo vuole, perché le preferenze sono negative, mi dispiace. E qui sta l'instabilità del capitalismo. Perché con lo sviluppo del capitalismo si sviluppa la necessità per i capitalisti di ridurre il consumo, per ridurre il rischio dell'invenduto, quindi consumismo, campagna pubblicitaria, marketing, sviluppo delle mode, intervento sull'antropologia umana, potremmo chiamarlo. E quindi secondo questo approccio conta di più il valore del lavoro. Cioè, la merce, qui dice, la domanda era, ma perché una merce ha valore? Perché produrla costa. Costa. Costa perché? Perché il lavoro deve pagare. Il sogno del capitalista è quello di avere il lavoro gratuito o di avere delle macchine che fanno tutto loro, che sono di sua proprietà, senza terrorizzare i lavoratori. Quindi avere, non occupare nessuno, quindi perfetta automazione. E la tecnologia serve a quello. Tutto lo sviluppo tecnologico serve per far risparmiare il lavoro. E se poi l'effetto collaterale di questa tecnologia è che invece di andare con la carrozza andiamo con l'automobile, quindi la cosa non ci dispiace, questa è la grande forza del capitalismo. Come diceva Marx, la borghesia è una classe rivoluzionaria. Però mette in moto dei meccanismi contraddittori. Rimane aperta la questione del valore, perché dice, questa è la teoria astratta del valore. Però poi il prezzo, che si determina nella fase della realizzazione sul mercato, sullo scambio, rappresenta effettivamente quel valore che si è sviluppato nella fase della produzione. E qui c'è tutta la visione, all'interno del pensiero marxista, della trasformazione del valore in prezzo. È una disputa che nasce da Borchiewicz, già da Engels nel Terzo del Capitale, questa cosa qua. Che è ancora un po' aperta. Perché la domanda è, ma il valore lavoro si può misurare?